Quattro serate, sei ristoranti, tre gruppi musicali per un'iniziativa che unisce buona cucina e musica all'insegna della tradizione. È l'iniziativa A Tavola con Gustum, costola del progetto Gustum Umbria, ideato e coordinato dal GAL Alta Umbria, Confcommercio e CIA, allo scopo di valorizzare le produzioni agroalimentari del territorio, mettendo in rete imprese, aziende agricole e piccoli produttori. Tale spin-off si rivolge alla città di Gubbio in un periodo di bassa stagione, cercando di stimolare la frequentazione dei ristoranti e veicolare le eccellenze enogastronomiche territoriali. In quattro serate, 15 e 22 marzo e 5 e 12 aprile, le sei realtà che aderiscono all'iniziativa apriranno le loro porte e diventeranno palcoscenici pronti ad accogliere i gruppi musicali simboli del folklore locale, i Serenologhi, i Faraoni di Monteleto e Puffy con la sua street band. Tutti suoneranno dal vivo e a turno gireranno i vari ristoranti in base ad un calendario predefinito. Ogni serata sarà coordinata da Land, l'agenzia che si occupa della programmazione del periodo natalizio. Per mangiare al ristorante e godersi i brani dei musicisti ci saranno due turni, il primo dalle 19.30 alle 21 e il secondo dalle 21.30 alle 23, al fine di garantire la più larga partecipazione possibile. Un'iniziativa dunque che si apre a tutta la collettività con una sinfonia di sapori e di melodie. È una nuova edizione che coinvolge i ristoratori, che proprio loro ci hanno chiesto di attivare all'interno del progetto Gustum delle iniziative all'interno dei ristoranti, e dunque quello che andremo a fare nelle prossime settimane. Il progetto Gustum in generale ha come obiettivo la valorizzazione della enogastronomia territoriale. Il messaggio che passa da questa iniziativa e dalle prossime che andremo a attivare e svilupperemo con la nuova programmazione è che l'aggregazione è la base. Abbiamo un territorio fatto di microimprese, piccolissime imprese, la concorrenza è forte su tutti i settori, dal commercio al turismo, all'artigianato, all'agricoltura, dunque è necessario che queste microimprese facciano rete tra di loro per sviluppare appunto progetti aggregati in grado cioè di produrre effetti maggiori e soprattutto sul lungo periodo, considerando che i settori, i comparti nei quali le aziende sono più deboli sono quelli del marketing, sono quelli dell'adeguamento alle nuove procedure dell'economia sostenibile. Da soli i piccoli avrebbero difficoltà, unendosi e con i bandi che poi andremo anche a pubblicare come Gala Alta Umbria si possono superare gli ostacoli.